Ragazzi, buongiorno a tutti. Ieri sono tornato dalla rotta Vicentina, dal Fisherman Trail, fra l'altro un viaggio della speranza perché è stato cancellato un volo e insomma è stato un rientro abbastanza traumatico. Comunque, dicevo, sono tornato e ho pensato che potrei farvi vedere il mio zaino, cosa mi sono portato dietro, magari può essere utile a qualcuno. Quindi adesso raccolgo tutto, ci mettiamo di là comodi, vi faccio vedere molto velocemente cosa mi sono portato dietro e niente, dai, spostiamoci di là. Bene, bene, allora. Iniziamo. Intanto cosa avevo addosso ieri durante il viaggio, che poi sono comunque cose che avevo con me nello zaino. Allora, innanzitutto sacchettina portafogli con carte di credito, carte d'identità e poi ovviamente soldi e basta, nient'altro. Questo era il mio portafogli. Pantaloncini jeans con la cintura, che usavo alla sera in paese o appunto durante il viaggio. Felpa Decathlon, queste sono quelle felpe da 5-6 euro di Decathlon da escursionismo, molto basic, calde, molto comode, mi sono trovato molto bene. Questa qua invece è una maglietta che ho acquistato a Villanova del Milfontes, se non sbaglio. Comunque sì, questa l'ho acquistata in Portogallo, presa perché era in promozione, bel colore, ho detto carina, è mia. Un paio di fantasmini, avevo un paio di calze normali, diciamo non da trekking. Cappellino nuovo che mi è stato fornito da Luke Tribe, infatti volevo ringraziare anche qua Luca Tonasti, mio amico. E niente, mi hanno regalato questo cappellino appunto per affrontare i prossimi trekking. Vi lascio il link in descrizione della loro pagina Instagram, fanno abbigliamento, streetwear, robette un po' così fighe da città. E poi avevo la sportiva Bushido 2, che sono le uniche scarpe che ho avuto, che le ho usate per fare sia il trail ma anche ovviamente per i vari spostamenti. Passando allo zaino, che ovviamente ho usato il Foschi perché è quello più piccolino, perché l'HMG era esagerato per fare questo tipo di cammino, perché è un cammino che ho gestito in ostello. Ho dormito sempre in ostello, in struttura, quindi non ero in autonomia, non avevo la tenda, il materassino, tutto quello che serve. Quindi ho preso il Foschi, che è molto più indicato, l'avevo già testato sulla Magna Via Francigena e si era già comportato bene, quindi ho confermato. Ho usato ancora questo, che è uno zaino da 26 litri, più le tasche esterne. E niente, allora partiamo da davanti, dove ho su questo spallaccio il solito attacco per la macchina fotografica, che adesso non vedrete perché mi sto registrando. E non vedrete neanche il cavalletto perché ovviamente ce l'ho messo sopra, ma vi lascio una clip così vedete cos'è. Poi ho acquistato da poco questa tasca da spallaccio della Gossamer Gear, che fra l'altro vorrei farmi un video dedicato più avanti perché secondo me è un prodotto molto interessante. Tenevo qua davanti e adesso dentro ci sono le cuffie per ascoltare la musica, gli occhiali, i miei soliti occhiali, gli Oakley, che sono sempre eccezionali con la lente polarizzata. Poi cosa abbiamo? Il power bank, perché ovviamente l'altro giorno in aeroporto ho dovuto ricaricare il telefono. Poi ci sono due spillet dell'Hard Rock che non c'entrano niente, che l'ho presa all'Hard Rock di Lisbona, quindi questa qua non è attrezzatura da trekking. Dopodiché il burro cacao, che ho usato meno di quello che pensavo perché sì, pensavo di scottarmi le labbra, invece niente di che. E qui davanti ci tenevo anche il telefono mentre camminavo, qua fuori in questa tasca, molto comodo. E cos'altro? Ah, i fazzoletti che ho finito, i fazzoletti di carta li tenevo qua fuori. Tra l'altro taschina che sembra piccola, ma in realtà è molto molto capiente. Poi passiamo alle tasche davanti. Ah, faccio una premessa, adesso lo zaino è, diciamo, setappato da aeroporto, non è, le cose non sono nell'ordine in cui le avevo messe quando camminavo, comunque vabbè, sono sempre quelle, non c'è molta differenza. Allora, tasche davanti, dicevamo. Qui ho un sacchettino di questi, diciamo, a tracolla che usavo alla sera quando giravamo in paese per metterci dentro i portafogli, la felpa e via dicendo, per non avere lo zaino con me. Una mascherina, che non sapevo com'era la situazione in Spagna e in Portogallo riguardo obblighi e cose varie. Dopodiché la borraccia soft flask di Platypus da 1 litro, che ho usato tutti i giorni perché, raga, sulla rotta Vicentina meglio avere tanta acqua perché fa caldo e non sempre ci sono paesi tra un inizio e un fine tappa, quindi meglio averne con sé. La paletta per fare i buchi per la cacca, e da questa parte direi che abbiamo finito. Da quest'altra non c'è niente perché c'era il cavalletto mentre viaggiavo. E ok, poi passiamo
alla tasca principale. Antipioggia, ho preso quello più leggero, quello dell'Outdoor Research, e lo abbiamo usato per fortuna solo una mattina durante il cammino, solo una mattina abbiamo trovato acqua, e poi l'ho usato a Lisbona perché quando si è arrivati a Lisbona pioveva, quindi... Antipioggia, ho preso la borraccia, la Nalgene, che come vi dicevo prima, acqua sempre con voi sulla rotta. Quindi con me in tutto avevo 2 litri d'acqua quando partivo la mattina e sono sempre arrivato a sera finendo quasi tutto. Kit di igiene e primo soccorso, quale adesso non sto a aprire, volevo farvelo vedere, ma ci sono lo spazzolino, il dentifricio, il deodorante, un po' di medicine, il kit di primo soccorso, solite robe che mi porto dietro in qualsiasi trekking, il disinfettante, l'ho tenuto semplicemente fatto e niente, ero già a posto. Poi, questa qui è la sacchetta dell'elettronica. L'elettronica cosa avevo? Qua magari vi faccio vedere un po' meglio nel dettaglio. Carica batterie per le batterie della macchina fotografica. Presa multipla, nel senso che ha lo spinotto singolo, ma ha gli ingressi USB multipli. Questo è, secondo me, uno dei migliori acquisti che ho mai fatto per viaggiare, perché ottimizza una presa sola. Un po' di chiavi di ricarica, USB normale, USB-C, USB come piovesse. Poi ho preso su il Garmin Enrich Mini, anche se il percorso che abbiamo fatto non era così wild, da adesso, cioè da quando ce l'ho, me lo porto sempre dietro. Poi non l'ho tenuto attaccato fuori, però era con me e meglio avercelo. Se uno ce l'ha, meglio che lo usi. Morsetto per il telefono, per il cavalletto, usato una volta, quindi non lo porterei più. Torcia frontale, che ce l'avevo più che altro per situazioni di emergenza, perché ovviamente abbiamo girato solo di giorno. Un po' di parti di ricambio per il drone, che quella, vabbè, una roba così, non pesano niente. Poi ovviamente avevo il drone qua dentro la sacchetta, che è sempre qua dentro, il DJI Mavic Mini, con cui ho fatto delle riprese che non ho ancora rivisto. Però ragazzi, che posti, cioè mi sono spattaccato a fare le riprese col drone. Il telecomando del drone, 3 batterie di ricarica della macchina fotografica. Quindi dalla macchina fotografica avevo in tutto 4 batterie e il caricabatterie, così alla sera in ostello ricaricavo Todos. Sacchettina, elettronica fatta. In questo sacchettino invece tenevo un po' di roba da mangiare e mi sono portato dietro dall'Italia 4-5 barrette, perché mi piacciono quelle che sto usando adesso, quindi le ho volute prendere, e un po' di frutta secca che mi è rimasta, vabbè, questa si finisce tranquillamente. E poi ogni giorno facevamo la spesa per magari il pranzo, se non c'erano punti sosta in mezzo alla tappa, e mettevo tutto lì dentro, tutto il cibo. Poi ciabatte Decathlon da 5 euro, yes, queste strausate, perché alla sera arrivavo, toglievo le scarpe e fino al giorno dopo non le rimettevo più dentro una bustina di plastica per non sporcare tutto. Un telo in microfibra, strausato anche questo, perché l'ho usato in spiaggia, l'ho usato negli ostelli dove non ci davano i teli per asciugarmi dalla doccia, l'ho usato ieri sera per dormire in aeroporto per terra, oh yes, quindi questo è da lavare, via. Tappi sparsi qua in giro perché li ho usati sempre in aeroporto. Poi ho preso uno stick solare il secondo giorno per proteggermi un po' il collo e le braccia, perché effettivamente non avevo la pelle pronta per essere bruciata, quindi quello l'ho usato. Una bandana, strausata anche questa, per sudore, per 2000 cose. Dopodiché passiamo alle ultime due cose, che sono i due sacchi dove avevo il resto dell'abbigliamento, che adesso vi faccio vedere, e lo zaino è vuoto adesso, quindi via di là. Allora, cosa avevo da vestire con me? Questi qua sono i sacchi dell'IKEA Ziploc, sono penso la misura più grande, e ne ho fatti 2 perché sulla maglia via francese ne hanno fatto uno solo, e tutte le sere a forza di spingere dentro i vestiti poi l'ho rotto dopo poco, quindi sto giro ne ho fatti 2 separati, così c'era la roba un po' meno stipata. Allora, cosa avevo? Calze, avevo con me 3 paia di calze da trekking, 2 della Oxigo e una dell'Xox. Tra l'altro quelle della Oxigo le sto bucando, stanno arrivando a fine vita, dovrò prendere delle altre. Un costume, uno slip per piscine barra tuffo in oceano barra stare in acqua, l'ho usato e ne vado fiero. Mutande, 2 paia di mutande più quelle che avevo addosso, quindi 3 paia in tutto. E 2 paia di pantaloncini da running per camminare, e li ho usati tutti e 2. Nell'altra busta invece avevo un'altra bandana,
mai usata, quindi prossima volta direi che non la porto. Un paio di pantaloni lunghi di lino, quindi leggeri da trasportare ma comunque lunghi, perché alla sera si stava bene, ben coperti in Portogallo, perché durante il giorno c'era un gran caldo ma alla sera c'era un bel freschetto. E poi qua ho le due maglie di lana merinos Decathlon che usavo quando camminavo, e poveracce adesso ci meritano una bella lavatrice. Una maglietta in cotone che avevo addosso quando sono partito, e che anche lei si è beccata una bella lavatrice quando eravamo via, perché l'ho messa poi anche dopo. E altra cosa che non porterei più, avevo preso un'altra maglia in merino a maniche lunghe, perché ho detto se fa freddo oppure la uso come pigiama, alla fine non l'ho mai usata. Quindi niente, questo era quello che avevo. E non è uno zaino super minimale, ma cosa è successo? Che come per la Magna Via Francigena avevo fatto lo zaino con il minimo indispensabile, era praticamente vuoto, non c'era niente, quindi mi sono concesso un po' di lussi, quindi qualche cambio in più e cioè, zaino comunque che non è arrivato mai a essere pesante, perché penso che con questa roba qua fosse uno zaino di 4 kg, ovviamente senza acqua, senza cibo, quindi andava benissimo, anche dei cambi in più che non erano necessari. Ah, altra cosa che non vi ho detto, quando sono arrivato in Portogallo mi sono preso una confezione di bagnoschiuma e capelli, quelli due in uno, perché appunto 12 giorni fuori avevo sì un po' di marsiglia, però già che ero lì ho preso anche un boccettino. E cos'altro? Niente, questa era più o meno tutta la roba che avevo, appunto peso, come vi dicevo, era quello lì. E adesso piglio tutto e caccio tutto in lavatrice, zaino compreso, perché abbiamo sudato un bel po' e appunto avendo passato le ultime 24 ore in un aeroporto, anche a dormirci, ho un bel po' di roba sosta, parecchio sosta da lavare. Raga, spero di esservi stato utile in qualche modo, ho deciso di fare il video così al volo stamattina, quindi sarà un po' rudimentale, però va bene, il grosso c'era. E noi ci vediamo, spero presto, perché adesso inizio a lavorare sui video appunto della rotta vicentina, del Fisherman Trail, conto di iniziare a farlo uscire da lunedì prossimo, e quindi niente, spero di farvi vedere insomma un posto che a me è piaciuto da impazzire, veramente figata atomica. Quindi niente raga, ci vediamo presto e buona giornata, ciao a tutti.